non li vuole nessuno, oppure li fanno vedere in quegli schermini piccolissimi dove anche il più grande dei personaggi è alto 15 centimetri, per cui si fa fatica a pensare che questa sia anche un'archeologia del cinema. Invece qua sul grande schermo. Allora, se voi avete delle domande da fare in questo senso a questo giovane attore che si chiama Mario Martone, fatele. Alcuni li ho esortati a fare delle domande un po' nuove. Io sono pronto con Non le so se c'è orecchie qui più quella nuove. ragazza che voleva sapere. Solo sapere. Non è venuta quella culla. Una ragazza che ha detto che ti avrebbe chiesto se per te fare l'amore cominciava quando stavi per toccare una donna oppure molto prima. Non so cosa voglio dire, però. No, credo molto prima. Molto prima. Sì, Non so credo neanche molto se. Vedo prima. che non è qua però perché. Sì, che è un po' come, che voglio dire, come fare il cinema. Cioè, fare il cinema, tu cominci a fare il cinema molto prima, cioè molto prima che la macchina da presa cominci a Siediti qua girare. però, perché Devo sapere. se no siete lì così, dovete dare il microfono perché qui è meglio Martini così, eh? Meglio. Meglio così. Ecco qua. Io ti lascio lì solo perché non c'è. No, sì, qua non stai qui, ti prego. Non mi lasciare. Insomma, così il cinema secondo me si comincia a fare molto prima di quando comincia a girare quando la pellicola comincia a girare, perché tutta la fase di preparazione, tutta la fase dal momento in cui si illumina in qualche modo, si accende una luce che è quella che ti condurrà verso il film e quindi ti porterà a elaborare una sceneggiatura, a fare dei sopralluoghi, a incontrare delle persone con le quali farai il film. Cioè, tutta quella parte lì è una parte in cui il film è già cominciato. Anche se non c'è la pellicola, anche se non c'è nulla, perché poi questo è così strano, così diverso dal teatro, no? Il teatro si prova giorno dopo giorno, quindi come una scultura. Si danno colpi di scalpello e piano piano si modifica, insomma ogni giorno accade qualcosa. Col cinema invece per tantissimo tempo non accade nulla, niente di niente. Si scrivono delle parole, si fanno degli incontri, si immaginano delle cose, si vive in uno stato mentale in cui non accade nulla. Poi a un certo punto arriverà, se tutto va bene, arriverà il momento in cui si comincia a girare. E lì è come tirare la freccia. Ogni giorno c'è una scena e quella scena è quella lì, è quella che accadrà quel giorno, quindi non si potrà più modificare. E allora però tutto il periodo preparatorio, diciamo, il periodo di elaborazione della sceneggiatura, dei sopralluoghi e così via, diventa proprio veramente come la preparazione a questo tiro con l'arco. Quando poi tirerai con l'arco e lì sarà il cinema, insomma, ogni giorno sarà una sequenza, saranno le inquadrature, sarà quello che sarà e non si potrà cambiare più. Però è tutto quello che c'è prima, senza pellicola, senza macchina da presa, che è già cinema, secondo me. Quindi non so se questo è un modo di rispondere alla domanda della sul fare ragazza. l'amore, quindi in un certo senso si comincia, credo, a fare l'amore molto prima di toccarsi. Visto la ragazza ha avuto un certo intuito, no? Credo. Altre domande? Perché non si può cambiare quando una scena riprende? Cioè, io mi immagino in realtà che poi lei stia lì e continuamente la riveda, però questa forse è una visione artigianale, forse nel cinema poi ci vogliono i C'è soldi, chi vantaggio. sono i produttori. Sì, nel cinema ci vogliono i soldi, certo. Comunque oggi, una volta l'ho fatto, nell'Amore Molesto ho rigirato una scena. È l'unica volta che mi è capitato di aver girato una scena, non esserne contento e averla rigirata alcuni giorni dopo.
è l'unica volta che mi è successo. Posso chiederti quale? È la scena dell'incontro tra Delia e suo padre. Mm-hmm. Cioè tu giri una volta sola le inquadrature? Sì. Non le inquadrature, però diciamo le scene. No, poi negli ultimi tempi, insomma, prendi Teatro di Guerra è un film molto libero da questo punto di vista, cioè il rapporto tra il film e la sceneggiatura è un rapporto proprio, cioè ci sono scene intere di Teatro di Guerra di cui nella sceneggiatura c'è traccia. O non c'è traccia o c'è solo uno spunto vaghissimo, quindi più passa il tempo più mi piace lavorare con quello che accade sul set. Anche se però poi hai ragione quando dici che sono un eterno principiante, cioè quattro film ho fatto sono quattro primi film, cioè ogni film è un nuovo modo di fare cinema per me, quindi diciamo non sono molto diversi l'uno dall'altro, quindi ogni volta sono quattro, cioè io per me sono dei quattro primi film, quindi mi ritrovo molto nella tua definizione, che peraltro parafrasava la definizione di Charlie Chaplin che diceva io sono un eterno dilettante, diceva di sé. Sì, probabilmente forse questa è anche appunto la condizione attraverso cui, come dire, vengo rimproverato a volte appunto di avere dei salti stilistici molto forti, insomma, tra un film e l'altro, e anche tra film, tra il cinema e il teatro e così via. Però sta di fatto che per me è così, insomma, cioè ogni volta che inizia un lavoro è un nuovo lavoro, cioè ogni volta è un punto a capo, ogni volta è una cosa, e quindi naturalmente certo ci sono anche tutti i percorsi, anche tutte le incertezze, le domande, gli interrogativi, che però insomma il mio modo di procedere, ecco, non c'è niente da fare a questo punto. Ma perché tu dici che per fare il cinema ci vogliono i soldi, che mi sembra una formazione? No, un film, assolutamente, cioè un film costa quello che costa. Io sono, diciamo, mi piace, adopero una frase di un mio grande amico che non c'è più, che era un grande maestro di teatro, che era Antonio Neville, e Antonio che ha fatto sempre un teatro povero e ricchissimo mentalmente di immaginazione, però povero nella sua... E lui diceva appunto fare teatro con quello che c'è, cioè con quello che hai a disposizione. Per me questa condizione, cioè mi è molto chiaro questo discorso, e questo può valere sia che tu abbia molti soldi a disposizione per il tuo film, sia che ne abbia pochi. Un film come Teatro di Guerra abbiamo potuto girarlo, tra l'altro qui ci sono Roberto De Francesco e Sergio Tramonti, entrambi attori in Teatro di Guerra, Sergio Tramonti è anche attore e scenografo nell'Odore del Sangue. Abbiamo potuto girare un film come Teatro di Guerra grazie al fatto che L'amore molesto aveva raggiunto 5 miliardi al botteghino, che nel 95 non era uno scherzo. Quindi insomma, con grande sorpresa di tutti, perché diciamo era un film che nessuno si aspettava potesse andare bene commercialmente, invece andò bene, e grazie a questo potremmo fare Teatro di Guerra, che invece è un disastro commerciale, e però rimane forse il film a cui sono più legato, il film di cui sono più orgoglioso. Quindi ecco, credo che sia anche in un certo senso una roulette, cioè in qualche modo giochi quello che hai vinto, oppure riparti da dove hai perso, insomma questo dal punto di vista dei soldi. Ogni volta poi fai il film con quello che c'è, quindi con quello che c'è, quindi se hai un po' di fortuna, se i tempi sono buoni, se appunto hai fatto un film che è andato bene e quindi hai un po' più di possibilità, allora c'hai un po' più soldi, hai qualche cosa di più, puoi averne meno, deve essere, credo, diciamo, lo spirito lo stesso, cioè, cioè hai di più, hai di meno, quello che c'è è quello con cui devi fare il film, cioè, quindi se hai poco fai con poco, se hai molto cerchi di fare con molto, lo spirito credo che non debba cambiare. Se c'è un autore a cui tu segretamente ti riferisci in modo costante, comunque sempre, un autore, una specie di paternità artistica, un fascino irresistibile. Guarda, paternità direi no,
fraternità diverse. Paternità non ho mai sentito, né al teatro né al cinema, insomma, mi piace molto l'idea dei maestri fratelli, cioè in questo senso per esempio credo che appunto dire Pasolini, che è un nome naturalmente, però Pasolini, appunto mi piace questo di Pasolini, Pasolini non è un padre, cioè nel cinema italiano ci sono dei grandi padri, no? In fondo Fellini è un grande padre, Rossellini è un grande padre, sono diversi tra di loro, perché Fellini, il mondo di Fellini è come chiuso in una sfera in un certo senso, mentre Rossellini e diciamo le tracce di Rossellini si possono intravedere e soprattutto è molto interessante seguirle, non so come dire, cercare di capire che cosa lui ti ha detto, no? Però invece quello che mi piace di Pasolini è che non è un padre, cioè lui è, per lui era importante, insomma, lo scontro padri-figli, era, come dire, no? L'urlo contro il padre è forte. E il suo modo di essere ha sempre fatto in modo da non... come dire, Pasolini è un maestro senza essere un padre. È un fratello con cui ti puoi incazzare, con cui ti puoi... che puoi non... con cui potresti fare a botte, no? Però è un fratello. Questo è bello, è molto bello. Per dire appunto di registi italiani amati, però insomma c'è, per esempio sicuramente mi piace una generazione di registi che invece spesso viene appunto dalla generazione di Bernardo Bertolucci, di Marco Bellocchio, di Marco Ferreri, cioè che è la tua generazione, insomma, no? Cioè che siete voi, insomma, ecco, cioè, che è un cinema italiano che secondo me non è ancora valutato che invece è un grande cinema, perché è un cinema fatto di domande, fatto di tante domande. Questa è una cosa in fondo straordinaria, insomma, che appartiene a tempi, come dire, in cui appunto domande se ne fanno sempre meno, e quindi oggi che domande se ne fanno sempre meno, diciamo, ecco, quei tempi appaiono stranamente anche più lontani dei tempi della generazione precedente, quella appunto di Fellini, Rossellini, di Pasolini. Eppure invece, secondo me, quella generazione è una generazione importantissima, a parte che una generazione, a parte Ferreri, che purtroppo non c'è più, ma che invece è ancora viva, è ancora fa cose che possono essere molto belle. Sì, in vedere il tuo film stasera, per esempio, io continuavo abbastanza spesso ad avere bisogno di andare ad altri film e andavo all'avventura, per esempio, di Antonioni, andavo anche alle Eclisse, andavo anche alla notte. Cioè, molto Antonioni sentivo come punto di riferimento, anche se non credo non c'entri niente con la tua coscienza, diciamo, artistica, ma mi chiedevo come mai figli di Antonioni che esaminavano in fondo un territorio analogo, medio borghese, avevano un'incidenza così potente nel tessuto del loro presente, e invece mettiamo il tuo film è passato praticamente quasi sotto i ponti, sono inosservato. Secondo te perché? Magari perché Antonioni è più bravo, tanto per cominciare. Ma a parte questo, non so, per me, io non sono mai stato un patito del cinema di Antonioni, che voglio dire, sono film che mi piacciono moltissimo, che amo moltissimo, però non è sicuramente, ecco, dovessi dire, non è un... Però è anche strano il rapporto con i film che... A me è capitata una cosa molto strana, per esempio, che io ho girato Morte di un matematico napoletano, che era il mio primo film. Un po' di anni dopo, sarà stato 6-7 anni dopo, mi capitava di essere a Taormina, e quell'anno davano Il diavolo probabilmente di Bresson. Vado a vederlo. L'avevo visto, mi ricordo di averlo visto tanti anni prima. Se qualcuno mi avesse chiesto di che parla il diavolo probabilmente, non avrei saputo
nemmeno rispondere, mi ricordavo che mi era piaciuto, ma tutto qui, cioè non sapevo nemmeno di che parlare. Sono andato a vederlo a Taormina e sono rimasto assolutamente scioccato, cioè mi sono reso conto di quante cose, di quanto mi aveva dato, cioè di quanto, insomma, magari uno spettatore vede i due film non coglie ben poco, ma per me, invece, io vedevo scorrere il film, intanto mi risaliva tutto, diciamo, mi tornava tutto alla mente, come se improvvisamente lo rivedessi e me lo ricordassi. E poi mi faceva impressione vedere quante cose aveva dato a Morte di un matematico napoletano, ma per me in maniera totalmente inconsapevole. Cioè, se, appunto, se qualcuno avesse detto ma di che parla il diavolo, ormai mi avrei saputo, non avrei saputo nemmeno rispondere. Cioè, era un processo totalmente inconscio. Quindi questo voglio dire rispetto a Antonioni, rispetto al cinema che si macina, diciamo, nel... Cioè, io per esempio sono... ho cattiva memoria, ricordo ben poco, in fondo ho visto poco, non sono un regista cinefilo, cioè non ho, per esempio, non so, giriamo e ci sono dei miei collaboratori, non so, Renaud Personas, per esempio, che è il mio operatore, che è un cinefilo straordinario, per cui allora ogni cosa che si gira lui ha sempre la citazione pronta, sa qual è il film a cui ci si riferisce e così via. Io non, ogni volta sono perduto perché non so di che parliamo, insomma, ecco, per me non esiste l'idea di fare una citazione, cioè di citare qualcosa o un film o così via. Però naturalmente invece sei fatto di quello che, così come sei fatto di quello che mangi, sei fatto cinematograficamente di quello che vedi, no? Quindi da qualche parte c'è. Ed è uno strano processo quello inconscio, e per me appunto aver rivisto il diavolo probabilmente è stato qualcosa che mi ha emozionato e mi ha fatto capire veramente come funziona questo processo misterioso che avviene dentro di te. E sul fatto poi che oggi un film come L'odore del sangue non trovi, appunto, voglio dire, insomma, io non do giudizi sul mio film, quindi semplicemente magari non funziona, che ne so. Sicuramente sapevo di fare un film contropelo, diciamo così. Contropelo era il romanzo di Goffredo Parise, da cui il film era tratto. Il film di Parise, il romanzo di Parise, quando è apparso, ha molto diviso, e quindi sapevo che avrebbe diviso anche il film. Perché se si è poi fedeli al libro, fedeli non nel senso pedissequamente fedeli, non formalmente fedeli, ma interiormente fedeli, allora poi si accetta anche il destino del libro. Cioè, non puoi pensare di... Cioè, se, come dire, va incontro al destino del libro. Il destino del libro era quello, il destino del film non avrebbe potuto essere diverso. Quindi divide, c'è chi ne è molto colpito, c'è chi lo detesta. Le ragioni per cui io l'ho fatto sono ragioni estremamente personali, interiori, tornerei a rifarlo esattamente com'è, con tutti i suoi processi molto complicati. È stato un film difficilissimo da fare, che nessuno voleva fare, che insomma, non so, che ha trovato delle difficoltà immense. Ha avuto una strana... È stato un film che ha avuto una... il cui karma è stato questo. Immense difficoltà nella preparazione, proprio nel montare la produzione, diciamo così. Estrema facilità e bellezza nel girare, nelle riprese, cioè il periodo delle riprese è stato meraviglioso, perfetto, non, tutto è stato esattamente, a cominciare da, per esempio, dall'incontro con Michele Placido, che è un attore su cui io avevo molti dubbi rispetto a prima, no? Cioè, avevo molti preconcetti, fino al giorno prima di girare. E che invece dal primo shack si è rivelato per me assolutamente una sorpresa, assolutamente perfetto per quello che io desideravo, ed è stato un grande incontro. Quindi tutta la fase delle riprese è stata magnifica, finita la fase delle riprese del premontaggio, cioè del primo montaggio, è ripiombata invece, è ritornata la fase di terribili difficoltà e di grande... problemi per il film. Quindi ecco, il karma di questo film è stato questo. Poi ogni film c'è il suo. Scusa, una domanda. Abbiamo parlato, hai appena finito di parlare dell'odore del sangue, che tra l'altro è stato proiettato in questa sala.
Noi ne abbiamo parlato nel nostro sito di questo film in maniera molto positiva. E la domanda che interesserebbe farti è relativa a perché in due tuoi film, L'amore molesto e L'odore del sangue, hai scelto dei romanzi, di sceneggiare dei romanzi. Cosa c'è dietro questo? Di fare il cinema da romanzi è una cosa molto che appartiene in fondo alla natura del cinema, insomma tantissimi film sono tratti da romanzi, quindi non è. Credo che un film possa appunto possa nascere da qualunque cosa, dal racconto che ti fa qualcuno, un amico, oppure da un libro, ecco. Per me è capitato così. Questi due romanzi, naturalmente ci sono delle genesi diverse, cioè L'amore molesto, ho pensato di farne un film la prima volta in cui l'ho letto, lo leggevo a New York, mi aveva consigliato di leggerlo Fabrizia Ramondino, che è la scrittrice con cui avevamo scritto Morto il matematico napoletano, io l'avevo portato con me perché andavo a New York proprio per presentare il matematico. Quindi lo leggevo in quella col jet lag, no? Quindi quando arrivi lì c'è questa cosa che all'alba sei già sveglio alle Sì. 4 del mattino. Quindi lo leggevo in quelle strane ore del mattino in un albergo di New York, del tutto, insomma in un luogo che era un limbo, che non era, in cui ero così lontano da Napoli. E questo romanzo mi faceva venire incontro i suoni della città, mi faceva venire incontro tante memorie, tante cose, eccetera. E quindi insomma mi si presentava proprio cinematograficamente. Stranamente attraverso il suono prima che attraverso l'immagine. Questo è strano, perché uno Sì. pensando al cinema dice, no, cinema è immagine. Sì, cinema è immagine, certo, ma è anche suono. Cioè il Assolutamente. suono è una parte costitutiva del cinema da quando il cinema è diventato sonoro. Sonoro, E certo. se lo si considera non una traccia semplicemente didascalica o diciamo di atmosfera zoom zoom con la musica, ma se si pensa al suono come in senso diciamo godardiano, insomma, che poi Godard vuol dire è il maestro da questo punto di vista, cioè il regista che veramente ha dato l'equiparazione insomma tra immagine e suono. Il suono è l'altra, come dire, coordinata, diciamo, del cinema. E stranamente per me L'amore molesto mi viene incontro soprattutto come suono, inizialmente come suono. Come suono era un film di corpi, rispetto al matematico che era un film, diciamo, di mente più che di corpi. E questa corporeità, questa fisicità veniva molto tattilmente attraverso il suono. Per L'odore del sangue è stato completamente diverso, perché invece L'odore del sangue io l'avevo letto nel 97 quando era uscito, mi aveva colpito come una legnata, diciamo, proprio mi aveva molto impressionato, però come l'avevo letto così era rimasto lì e lungi da me, cioè tutto pensavo meglio di farne un film, insomma, ecco, non era assolutamente, mi aveva colpito semplicemente da lettore, insomma. Sono passati degli anni. Sono successe tante cose, insomma, a un certo punto mi sono trovato in un momento della mia vita in cui questo romanzo stranamente è ritornato, invece, appunto, ho voluto riprenderlo tra le mani, ecco, e ho cominciato a leggerlo, ho cominciato a buttare giù dei dialoghi, dei pezzi di sceneggiatura, ma erano così, poi andavo avanti pianissimo perché ogni volta mi faceva molto male lavorare. Facevo poco, ci ho messo un sacco di tempo. Poi non ne parlavo con nessuno, era una cosa molto, una specie di laboratorio interiore. Tant'è vero che non avevo minimamente chiesto se i diritti del libro fossero liberi, insomma andavo avanti così, insomma, era una cosa personale. Poi a un certo punto mi sono trovato tra le mani una specie di sceneggiatura, qualcosa di simile a una sceneggiatura, a quel punto ho detto, beh, sarà bene che io mi renda conto se questo film i diritti sono liberi oppure no, magari può essere che Giuseppe Fioroni, che era la vedova di Parise, Non è magari no, d'accordo. io non la conoscevo, magari può essere che non aveva nessuna intenzione
di far fare un film dal libro e così via. Insomma, vado da lei, mi presento, le parlo della mia idea e lei mi dice: mi farebbe piacere che tu facessi il film, ma i diritti sono stati opzionati da Fagnardà. E così, e qui sono cominciate le coincidenze di questo film, cioè il fatto che con Fanny ci eravamo incontrati anni prima, proprio dopo L'amore molesto a Napoli, ci eravamo detti facciamo un film insieme. Lei appunto aveva visto questo romanzo di Parise in una vetrina di una libreria di Parigi, sì. Ed era rimasta colpita dal titolo, L'Odeur du Sang, e dal volto di Parise che c'era così, impressionato, la fascetta, no? E non sapeva chi fosse Parise, non sapeva che Parise aveva tradotto i dialoghi italiani di Jules Gin, non sapeva che Parise si era battuto per la diffusione dell'Enfant Sauvage dopo di Truffaut, cioè non sapeva quanto Parise fosse profondamente vicino a Truffaut, tutti e due limpidi e cristallini nella forma e tutti e due oscuri nella materia. Insomma, tante coincidenze. E quindi, insomma, ho involto una storia diversa. Ecco, quindi tra L'amore molesto e L'odore del sangue sono due storie molto diverse che si sono... Quindi L'odore del sangue è un film che si è costruito su una serie di attori, a cominciare da Anna Buonaiuto, per il quale poi in fondo pensavo il film, e tutti gli altri attori via via sono stati attori, come dire, degli attori anche a me vicini in un modo o in un altro, comunque vicini rispetto a Napoli, eccetera. L'odore del sangue mi ha portato molto lontano, mi ha portato a incontrare un'attrice come Fanny Ardano, un attore come Michele Placido, che per tanti versi era un attore... Lo pensavi distante? Sì, che io immaginavo lontano da me, e così via. E sono storie diverse. Certo. Ero molto impressionato dal lavoro del sangue, anche la presenza di Fanny Ardant, ma mi sembrava anche che il film stesso si interessava meno di questo personaggio e più del personaggio dell'uomo, e mi interesserebbe sapere come lei pensa questi due personaggi, che se lei anche ha un interesse più grande per l'uomo che per la donna, come vedi il rapporto. Deriva dal romanzo. Il romanzo è scritto in prima persona, c'è cioè il mio narrante che è il marito. Il ragazzo, cioè l'amante di lei, non si vede mai. In che senso non si vede mai? E qui appunto è una questione con Cesare Garboli, che in qualche modo a cui si deve in un certo senso la pubblicazione di questo romanzo, perché Giuseppe Fioroni fece leggere questo. Che Goffredo Parisi scrisse questo romanzo. Tutto ad un getto, così, di getto, tutto ad un, come si dice, tutto ad un fiato, ecco, tutto ad un fiato, di getto. E lo chiuse e lo lasciò lì in un cassetto. Esatto. Infatti è un romanzo pieno di errori, ripetizioni e così via. Dopo averlo scritto, lo scrisse poco dopo aver avuto il primo infarto. Poi passarono molti anni, la sua condizione di salute peggiorò, poco prima di morire lo tirò fuori dal cassetto, lo rilesse e disse: può andar bene, devo aggiustare delle cose, devo correggere qualcosa, ma nell'insieme può andar bene. Poi morì, poco dopo. Sono passati altri 10 anni, Giuseppe Fioroni fece leggere il romanzo a Garboli e Garboli disse: un grande romanzo, devi pubblicarlo, così com'è. Con tutti gli errori, con tutte le ripetizioni, con tutto quello che c'è, un grande romanzo. E così venne pubblicato questo libro. Essere fedeli al libro, secondo me, significava essere fedeli anche alla struttura, come dire, al punto di vista ossessivo maschile di lui, no? Per cui, secondo me, questo romanzo, questo ragazzo nel romanzo non si vedeva mai, cioè, ossia il marito non lo incontrava mai. Cesare mi diceva, purtroppo Cesare Galbo non è riuscito a vedere il film, è morto poco prima che il film uscisse.
E Cesare, appunto, io gli dicevo come volevo fare il film, mi diceva: come non si vede il ragazzo? Dico, non si vede perché nel romanzo lui non lo incontra mai. Come non lo incontra mai? E scazzava moltissimo di questa mia affermazione. Non lo so, cioè, io credo che sia veramente così, cioè, leggendo il romanzo mi sembra abbastanza chiaro che il marito non incontra mai il ragazzo, se non alla fine al tribunale, quando c'è il processo, perché questo ragazzo, scena che io ho messo in sceneggiatura e che poi alla fine ho deciso di girare, quando con Sergio abbiamo girato, appunto, abbiamo ricostruito l'obitorio, in cui insomma abbiamo girato una scena dell'obitorio e così dopo averla girata abbiamo, insomma, deciso di non andare, cioè di non girare più la parte successiva. Però nel romanzo, dopo la parte dell'obitorio, c'è il processo, si vede il ragazzo della prima volta in cui finalmente il marito vede questo ragazzo, questo demone, diciamo, della sua vita. Io ho voluto non, appunto, rispettare in questo senso il romanzo, cioè rispettarlo profondamente. Il film durava più di quanto, di quello che vedete, nella sua prima versione durava 2 ore, c'erano diverse altre scene in cui sono scene ancora più, cioè scene con lui, sempre con il marito, lui che va dalla madre, lui che va da un suo amico analista, lui che va a una festa in campagna, quindi era ancora più forte la presenza. Per tutte queste ragioni, per come io avevo costruito la sceneggiatura, quindi costruita secondo me fedelmente al romanzo a partire dall'ossessione di lui maschile, quando Fanny Ardant, che mi aveva detto che aveva tanto amato il romanzo, mi ha chiesto di leggere la sceneggiatura che io avevo messo giù, ero terrorizzato, perché dico: Fanny, dico, troverà questa sceneggiatura tutta sbagliata, perché naturalmente vedrà che non c'è sviluppo sulla parte di lei, il fatto che non si veda mai il ragazzo, quindi insomma gliel'ho data temendo molto questa cosa. E invece lei l'ha letta, gliel'ho data il pomeriggio in un albergo a Parigi, il giorno dopo la mattina lei mi ha telefonato, mi ha detto: la sceneggiatura è straordinaria, è assolutamente quello che io penso debba essere il film, e così. E insomma, ecco, è difficile dire, appunto, veramente quanto Fanny Ardant abbia veramente sposato questo film, questo personaggio fino in fondo. Il personaggio di Silvia è un personaggio secondo me molto bello, proprio nel libro di Parisi, uno dei grandi personaggi tragici della letteratura italiana negli ultimi decenni, non ce ne sono molti. E questa assolutezza, insomma, con cui lei va incontro, questa morte, insomma, no? Attraverso cui ribalta tutto, attraverso cui innalza tutto quello che in fondo di mediocre, insomma, potrebbe esserci un rapporto, come di molto di mediocre c'è nelle nostre vite, naturalmente, no? Diciamo, nell'arrabbattarsi, nell'affannarsi dei rapporti, diciamo, anche di coppia e così via. Improvvisamente è come se lei imprimesse alla sua vita e alla vita delle persone che la circondano, insomma, un'accelerazione tragica, che se tragica è, e porta, diciamo, alla una chiusura così definitiva, così assoluta, così dolorosa, però dall'altro lato spazza via ogni mediocrità, innalza tutto, e come dire, fa dell'amore con il suo marito, insomma, qualcosa di assoluto. Senti, chi ha deciso di lasciare la voce di lei? No, io non ho mai avuto dubbi all'idea di. Cioè, non ho mai pensato di doppiarla. Cioè, non mi verrebbe mai in mente di doppiare qualcuno. Cioè, lei era, secondo me, parla un italiano bellissimo, fluente, parla un italiano con ritmo, che è la cosa più difficile. Certo, naturalmente ha un accento. Insomma, è una donna, nel film è una donna francese che vive in Italia. Però mi sembra che il suo, so che questo è stato uno dei grandi problemi del film, cioè che tante persone hanno trovato insopportabile l'accento francese di Fanny,
e mi hanno chiesto perché non è doppiata, eccetera, ma me non mi trovo venuto in mente, ecco, non avrei mai esercitato. No, pesa, a mio parere, personalissimo, pesa molto sulle sfumature nel tracciare la diversità abissale che c'è fra la sensibilità femminile e la maschile. Pesa questo elemento perché dà a lei quel tanto di esotico e di diverso in senso etnico che pesa appunto su un aroma psicologico, per dirti, no? Su questo hai ragione, sicuramente questo è stato un autogol del film. Però ecco, diciamo, tornassi indietro, non so, mi sembrerebbe così strano doppiare con me. No, non è proprio doppiare, secondo me. Ma metti che lei non parlasse italiano, avresti dovuto doppiare, no? In realtà lei è così brava a parlare italiano che la si poteva doppiare. Cioè, nessuno mai pensasse che era doppiato. Capisci? Nel senso che qualche un nodo ci deve essere in, sì, questa, sì, in questo punto, anche se però, come devo dire, è veramente un nodo del destino, sì, cioè, perché forse a me non sarebbe venuto in mente così di fare il film con Fanny Ardant, cioè, non so come dire, è un destino che ci ha fatto incontrare. Quindi è un film, io dico spesso che nei film che faccio, e secondo me in generale nel cinema, uno può parlare solo della propria esperienza. Per quanto riguarda me, c'è sempre al lavoro un regista occulto, cioè, ossia ci sei tu, con la tua volontà, le tue idee, il tuo carattere, le tue cazzate. Poi però ce n'è sempre un altro che lavora, che non si sa chi è, e che lavora a fianco a te, o dietro di te, e che per cui tutta una serie di cose anche accadono, cioè voglio dire, non c'è solamente la volontà, c'è anche quello che accade appartiene alla dimensione della relazione, non della volontà, perché non è che, cioè, voglio dire, che tu fai il cinema e gli attori sono le marionette dei pupazzi nelle tue mani, oppure non so, cioè voglio dire, il cinema è una questione di relazione, cioè di relazione tra te, gli altri e anche l'imponderabile che accade quotidianamente, che è quello che succede, che è la luna storta o dritta che c'hai tu e che c'hanno gli altri, che è la condizione climatica, atmosferica, che è tante cose. Ecco. E questo regista occulto che quindi lavora misteriosamente insieme a te, io l'ho sempre incontrato, cioè, lo sento, sta lì, è come quando sei bambino, sapete che quando sei bambino c'è l'amico, bambino c'è l'amico invisibile, no? Il regista sa bene che c'è l'amico invisibile da qualche parte. E nell'odore del sangue questo regista occulto era molto presente. Sì. Non saprei dirne più di tanto, non saprei dire né chi è, né che cosa, né perché, eccetera, però so che era presente. Per esempio, in genere sono un regista abbastanza, appunto, a proposito del principiante, insomma, sono comunque uno che è abbastanza, cioè mi fa piacere essere, cioè, delle condizioni di realismo, no? Per esempio, ho delle mie fisse che, per esempio, in un film girato nella città, che sia Napoli o che sia Roma, se ci sono degli spostamenti da un quartiere a un altro, mi va che nel film siano credibili. Non so come dire, che uno che conosce Napoli, poniamo, immagina che se tu ti stai spostando da un certo quartiere a un altro in un certo lasso di tempo, nel momento in cui vedi lo spostamento al cinema, ci credi. Questa è una regola, diciamo, stupida da un punto di vista cinematografico, che tu al cinema puoi fare quello che ti pare, che ti frega, cioè non sei legato da nulla. È una regola mia, cioè è una cosa che mi fa piacere a me, cioè mi dà che ci sia questa condizione. Quindi sono, diciamo, abbastanza fissato su queste cose. Queste dimensioni di realismo, per esempio, Sergio, scenografo del Dolore del Sangue, sa benissimo quanto, appunto, nel Dolore del Sangue abbiamo cercato i luoghi con grande accuratezza realistica, abbiamo cercato di
muovere comparse, cose, eccetera, come sempre fatto e così via, cercando di restituire un po' la vita, no? Andavamo regolarmente in proiezione quando si vedono, quando si vede, diciamo, il girato, e ogni volta sembra un teatro di posa, come è possibile? Capisco che questa cosa è profondamente giusta, perché è un film assolutamente non realistico, è un film assolutamente onirico, cioè la cui la dimensione narrativa appartiene tutta intera, diciamo, alla sfera dell'inconscio, dell'interiorità, cioè non c'è nulla. Quindi anche perciò tutte le storie, la coppia aperta degli anni 70, cioè tutta la cornice sociologica che anche infastidisce tanti spettatori, cioè è una cornice che non significa niente, è come in un sogno, no, le cornici nel sogno non sono nulla, cioè sono dei puri apparati che ti servono per introdurti in una zona dell'interiorità. Questo vale esattamente nel film, però questo non è un processo totalmente consapevole, è qualcosa che è accaduto. Non so se questo sia, come dire, se in questo modo io denunci un limite o una qualità, e non mi interessa, non so come dire, è semplicemente quello che è la realtà del mio lavoro e del cinema che faccio. Ma non discuti mai con... Appunto, io l'avevo organizzato il mio aiuto, Andrea De Rosa, e io appunto vedo questo primo, giriamo questo primo shock in cui passano questi due, ed è così finto, insopportabilmente teatro in posa, che mi incazzo moltissimo, dico non è possibile, non può essere. Per cui tutti i shock successivi hanno invece un movimento di comparse molto più sfumato, lontano, eccetera. Alla fine, quando siamo andati a montare, tale era appunto invece la centralità appunto astratta che aveva preso il film, che alla fine abbiamo montato esattamente quello. Il teatro di posa. In cui ci sono, non so se avete visto, se vi ricordate, passano due comparse molto... Vabbè, questo insomma in qualche modo ti rimanda, vagamente ci rimandava insomma anche all'astrazione di Eyes Wide Shut di Kubrick, a cui però nessuno aveva mai pensato di... ecco, a proposito delle citazioni, cioè nessuno aveva mai pensato di citare Kubrick. Penso che tutto ciò che nasce resta perfetto un solo breve istante. E questa scena immensa offre solo fantasmi su cui le stelle cadono, il loro arcano influsso. Quando vedo crescere gli uomini, come le piante, favoriti o contrastati dallo stesso cielo e vantarsi la gioventù, e alcune decrescere, cancellando dalla memoria l'orgogliosa primavera, allora nel sogno di questa vita precaria ti mostri ai miei occhi di gioventù vestito, mentre il tempo e la morte cospirano insieme per trasformare in fetida notte il tuo fresco giorno. Allora, per amor tuo, lotto con il tempo. E come esso ti lacera, io ti risegno ancora. Bravo. I complimenti di Jean-Marie Straub, che per me sono una delle grandi medaglie della mia vita. Dopodiché ho cominciato piano piano a maturare la decisione di non girare più la scena, le scene successive, di fermarmi lì all'obitorio. Poi dopo, in fase di montaggio, ho pensato di mettere una scritta che in qualche modo riassumesse il senso della scena del tribunale e così via, però tutte queste cose piano piano sono venute a cadere. E alla fine è rimasto questo spazio molto nero dopo la scena. Non so, era così, era una, sì, non, sì, non riuscivo più ad andare avanti dopo quella scena. Stasera le due ragazze siano tornate a casa. Prima di uscire da casa venendo qua ho detto
a Paola, la mia compagna, e dico che bella cosa, insomma eravamo lì, ci abbracciavamo, sono passato anche sotto il ponte Pedro e così via. E ho detto come sarebbe bello se sarebbe bello non vederla da Vespa. Prima, cioè, compagno, cominciava a stare lì per fare la messaggio, cioè, già da cioè. Come, ecco. Va bene lo stesso, molto meglio che siamo da Vespa. Cioè. Il problema di scrittura, cioè. La scritturata Vespa prima che partisse. No, così, così, bisogna che ci fermiamo perché loro dovranno. Addirittura c'è Andreotti. Andreotti, io l'avrei voluto come padre. Ok. Vai, di qualcosa? Vai, vediamo se stai in questo modo. Sì, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Perché Andreotti è ingenuo. Andreotti è ingenuo, dai, è buono, è uno che ha avuto figli, capito? Tu puoi fare un sacco di cose. Andreotti è proprio niente, è uno che sta da 40 anni in Italia. Sono successi delitti, mafia. Mi piace, lo mette, capito, come un po' bella, come...